C'è posta per te. Il regalo di Emma Marrone a una coppia in difficoltà. Il pubblico si divide. Ospite della puntata di C'è posta per te del 3 marzo 2018, anche Emma Marrone, che è stata il regalo di una coppia di siciliani in difficoltà economiche. A scrivere è una giovane ragazza che si rende conto di non dimostrare a suo marito il grande amore che nutre per lui. I problemi economici si fanno sentire e in casa il clima è sempre più teso. La giovane protagonista di C'è posta per te vuole fare un regalo a suo marito che adora Emma Marrone e per questo ha scritto una lettera a C'è posta per te. Da quando però il pubblico può commentare liberamente sui social, si capisce anche qual è la percezione che a casa si ha di queste storie. E come spesso accade ci si divide, ci sono infatti molte persone che apprezzano l'umiltà di due persone che arrivano in TV e non si vergognano di parlare delle difficoltà che vivono, difficoltà che tra l'altro sono comuni a molte persone in questo momento storico in Italia. C'è però anche chi fa notare che queste storie non piacciono più a nessuno. Non solo per il come vengono raccontate, ma soprattutto perché sembra scontato il fatto che si vada in TV anche per chiedere una sorta di aiuto economico, sapendo che alla fine, dall'ospite e dal programma, arriverà un regalo. Non possiamo giudicare i motivi per i quali una ragazza così giovane sceglie di scrivere a C'è posta per te raccontando di comprare della pasta a 30 centesimi, dicendo di mangiare latte e biscotti la sera a cena con suo marito. E ovviamente i telespettatori sono anche liberi di interpretare questa vicenda come reputano opportuno. Le emozioni però arrivano lo stesso a casa, in particolare in questa storia, anche grazie alla grande sensibilità di Emma Marrone, che ancora una volta ha spiegato che nella vita ci sono tanti momenti difficili, e chi meglio di lei lo sa. Emma Marrone, il suo regalo a C'è posta per te, secondo gioco per le bambine, Emma ha anche il suo anello. Proprio per questo motivo Emma non ha deciso di regalare solo i giocattoli per le bambine, i biglietti per il suo concerto a Catania e anche i dischi originali. Emma ha fatto anche un altro regalo simbolico: alla giovane mamma ha consegnato un anello che 10 anni fa si è comprata da sola, lo ha pagato anche lei a rate. Un anello arrivato in un momento difficile al quale è molto legata. Un anello che le ha ridato però la speranza e anche la di andare avanti. Perché nella vita non ci sono solo momenti difficili, e il karma, come ha detto Emma, alla fine gira per tutti. Il pubblico sui social si è anche chiesto quale fosse stato l'altro regalo di Emma e della redazione di C'è posta per te. Emma, come avrete visto infatti, ha consegnato un secchio alla coppia. Probabilmente si tratta di un aiuto economico che la redazione ed Emma hanno voluto dare alla coppia. Ma come accade spesso in questi casi, non sappiamo di che cifra si parli.